27 ottobre 2019, ancora in diretta da Piazza Mercato in quel di Serra San Bruno. Oggi vediamo un altro bellissimo esemplare, un trattore che sembra una Ferrari, col signor Romano Vincenzo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, se ci può illustrare la macchina intanto, questa McCormick. Questa è McCormick, una nuova generazione di trattori, tutte elettroniche, come vedete sono delle macchine fantastiche. Senta, come potenza? Siamo sui 120 cavalli qua. Senta, per quanto riguarda invece i consumi? Ah, sono consumi ridottissimi, adesso viaggiano sui torni di 30 litri al giorno, proprio per hanno e il blu, come si chiama, non mi ricordo, l'addi blu per l'inquinamento. Senta, ma come mai invece qua i trattori in Calabria non cambiano le ruote sulla neve, sono sempre le stesse? E queste sono già, diciamo, sulla neve, puoi solo andare a mettere le catene sul ghiaccio, non senta, sulla neve. Per coloro che volessero avvicinarsi all'agricoltura, questo può essere un mezzo adatto per iniziare o è troppo grande? Sicuramente sì, no, è un mezzo proprio ideale per l'agricoltura. E come prezzi? Come costi? Questo non lo so, dovreste intervistare qua l'agente McCormick. Senta, il suo piatto calabrese preferito invece qual è, da buon calabrese? Pasta e fagioli. Oppure? Pasta e sugliacco. Senta, un'ultima domanda, ditta come vi chiamate? Ditta Cianti Sassi. E dove vi troviamo? A Simbario. E un numero telefonico? Non serve, dai. Non serve perché qua serve il passaparola. Quando metti Cianti c'è il numero telefonico, indirizzo, tutto, email. Senta, faccio l'ultima domanda e poi chiedo un'intervista. Qual è il più bel ricordo che ha avuto con un trattore da quando opera nel settore agricolo? A 8 anni, quando mi hanno fermato i carabinieri, me l'avevano sequestrato. Questo è un ricordo che lo porto per sempre. Grazie. Ciao.